I titoli mariani sono, per chi non lo sapesse, degli attributi che nella storia della Chiesa sono stati riservati e un po' costruiti anche nel tempo in merito alla Vergine Maria, alla Madre di Dio. Quattro di essi sono ovviamente i dogmi mariani, che la storia appunto della fede e della Chiesa ci ha poi comandato, cui la storia della Chiesa ci ha comandato di credere. Ma accanto a questi ci sono tanti altri titoli mariani, e uno di quelli che mi sta più a cuore è sicuramente quello di salute degli infermi, quindi la Maria Vergine, Maria Santissima come salvezza, come salute di chi è malato, in latino salus infirmorum, lo troviamo appunto già da molto tempo all'interno dei titoli mariani. Ma sicuramente, insomma, ad una prima analisi, questo titolo si riferisce ad una salute di tipo fisico. Noi sappiamo che nella storia del cristianesimo, ci sono le grandi apparizioni mariane, le più note forse quelle di Lourdes e di Fatima, ma recentemente anche quella di Medjugorje, anche se la Chiesa ancora non si è espressa, non ha detto né sì né no in merito a queste apparizioni. Comunque le più famose sono sicuramente Lourdes e Medjugorje, dove indubbiamente Maria Santissima ha compiuto dei miracoli, e questo lo stabilisce a Lourdes appunto una commissione medica, il famoso Borough Medical, che ha stabilito finora, appunto a partire dalla prima apparizione, dai primi miracoli, quindi dal 1858, 68 se non erro, guarigioni che per il momento la scienza non è in grado di spiegare, che quindi vengono riconosciute per il momento come di origine soprannaturale. E la Chiesa accetta appunto il lavoro di questa commissione, composta da scienziati appunto che hanno stabilito che per intanto, per carità, ciò che è avvenuto a queste persone, quindi queste guarigioni inspiegabili dalla scienza, no? Sono miracolose. Bene, quindi troviamo Maria Santissima compiere questi miracoli, non solo miracoli appunto legati ad una salvezza di tipo fisico, ma spesso anche ad una salvezza di tipo spirituale. E troviamo nei grandi santuari mariani storie di grandi conversioni. Se ne trovano tante su internet, su numerosi libri, tra cui recentemente ho avuto modo appunto di sentirne appunto diverse. Ecco, quindi troviamo però quindi la Maria Vergine, quindi Maria Santissima, come innanzitutto salute fisica. Quindi si richiede, tante persone di fede, tanti cristiani chiedono a Maria Vergine appunto la salvezza materiale quando posseggono una malattia del fisico. Ma attenzione, appunto dicevamo, sarà davvero soltanto questo attributo salus infirmorum riferito ad una salute fisica, o forse magari anche alla salute spirituale? Perché noi spesso questo attributo lo troviamo accanto a quell'altro attributo refugium peccatorum, è rifugio di chi pecca, rifugio dei peccatori, che è noto appunto essere altro titolo famoso mariano. E dunque ecco che forse io mi interrogo, non sarà piuttosto questo salus infirmorum una salute spirituale, la salute dell'anima, la salvezza dell'anima, piuttosto che invece una salvezza materiale? Noi sappiamo che per i cristiani è più importante la salvezza dell'anima, e che Cristo stesso ci dice che chi vuole appunto salvare se stesso, poi si perderà, invece chi perderà la propria vita la ritroverà chiaramente nella salvezza eterna, nella beatitudine. E quindi io, non solo io, ma tante persone credono che probabilmente questa salus infirmorum riferito alla Vergine andrebbe considerato più come una salvezza spirituale, come Maria che è interme e mediatrice tra noi e Cristo, tra noi e Dio, per portarci alla salvezza spirituale, quindi a quella salvezza dell'anima che è più importante della salvezza del corpo. E si dice infatti che le grandi conversioni avvenuta appunto nei grandi santuari mariani, ma non solo. Facciamo il caso, per esempio, di un altro grande convertito, Alphonse Ratisbonne, che vide, raccontò di aver visto, appunto, di aver avuto l'apparizione della Vergine Maria alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, a Roma, e quindi dalla religione ebraica si sarebbe convertito, si è convertito al cristianesimo, è diventato sacerdote.
si è battezzato ed è diventato poi sacerdote. Quindi queste sono le grandi conversioni, dove vediamo Maria Santissima operare più appunto che come refugium, scusate, che come salus infirmorum di tipo materiale, come salus infirmorum, dove l'infirmus è una persona malata nel peccato, quindi da una persona appunto che in virtù del peccato mortale era in mano al diavolo, ma grazie a Maria Santissima appunto è stato salvato. E quindi questa salus infirmorum è appunto forse nella prospettiva cristiana più una salute più importante, appunto quella spirituale che quella materiale. E vediamo tanti esempi di bambini, di giovani, di ragazzi che furono per tanti altri, pur nella malattia, un esempio spirituale. Poniamo tanti casi, dal Carlo Acutis che recentemente è stato beatificato, a tanti altri bambini che hanno saputo, forse probabilmente in virtù della loro malattia, della loro sofferenza che poi li ha portati alla morte, convertire tante persone proprio attraverso la sofferenza e attraverso l'esempio della loro dedizione, del loro donarsi per gli altri e del loro rincuorare gli altri, hanno saputo essere salus infirmorum, da dove appunto gli infermi non erano loro, che pure avevano una malattia fisica, ma erano coloro i quali appunto erano vittima probabilmente appunto del peccato, il peccato mortale, quindi non riconoscevano la speranza che potesse nascere appunto dalla fede cristiana. E poniamo per esempio il caso, ho raccontato lei stessa, della mamma del beato Carlo Acutis, che dice insomma chiaramente che grazie alla fede di suo figlio, che poi è morto così tragicamente a 14 anni di leucemia, grazie alla fede di suo figlio lei è tornata o ha cominciato appunto a credere. E quindi purtroppo può anche darsi che nella visione di Dio il sacrificio così giovane, di un figlio così giovane, abbia portato a così tanti altri beni, quindi alla fede di sua madre, alla fede di tante persone che appunto hanno trovato in questo modo per la prima volta, forse hanno ritrovato la fede. E quindi troviamo ancora una volta, appunto, assieme a Maria Santissima, tanti altri esempi di persone. Gli stessi martiri, o comunque tanti ragazzi, appunto giovani, ma non solo, che sono stati salus infirmorum per gli altri, esattamente come Maria Santissima, salus però non del corpo, che per i cristiani è meno importante di che cosa? Dell'anima, della salvezza appunto eterna, che poi è ciò che veramente conta per la fede cristiana, si intende, proprio andando a riprendere appunto quello che ci dice Cristo, che chi vuol salvare se stesso si perderà e chi invece su questa terra si perda, nel senso che dona la propria vita per Dio, per gli altri, ritroverà chiaramente un tesoro nel cielo.